I tifosi della Roma rivedranno Falcao in campo tra circa 90 giorni, forse nella gara di Coppa contro il Bayern all'Olimpico. Che la presenza di Falcao sia indispensabile per la Roma di oggi, beh, non ci sono dubbi, ma contro la Cremonese il giovane Giannini, suo naturale sostituto, ha sopportato con agilità il peso di tanta responsabilità. È stato proprio Giannini ad aprire le marcature dopo la ghiotta occasione capitata a Juari, azione che avete appena visto. Dunque la Roma passa in vantaggio dopo soli 8 minuti e qualcuno in tribuna pensa di poter addirittura ripetere quel clamoroso 9-0 di oltre mezzo secolo fa, nell'unico confronto giocato all'Olimpico dalle due formazioni. Invece, dopo il gol di Giannini, la Roma si siede inspiegabilmente, lasciando alla Cremonese l'assoluto dominio delle operazioni. La formazione di Mondonico, priva di ben 4 titolari, comincia a lievitare e con Galvani e Nicoletti impone all'ottimo Tancredi un lavoro tanto difficile quanto inatteso. Il portiere giallorosso compie una vera prodezza alla mezz'ora, opponendosi con coraggio e scelta di tempo alla conclusione del centravanti. Ma la Roma, che si ripresenta in campo dopo l'intervallo, pare ben più determinata. Al quinto infatti giunge il raddoppio firmato da Carlo Ancelotti, al suo primo gol dopo il grave infortunio. Per la Roma la partita diventa in discesa, qualcuno si concede anche qualche pausa di troppo, commettendo delle leggerezze, come nel caso di Righetti. Il suo intervento su Juari viene giudicato da rigore dall'arbitro Magni e la Cremonese può meritatamente dimezzare le distanze con Finardi dal dischetto. La Roma si scuote anche perché Nicoletti costringe Tancredi ad un paio di difficili interventi. Oltretutto la formazione giallorossa vuole finire in bellezza il 1984, centrando la terza vittoria consecutiva. Al 23esimo Cerezo su cross di Nela è pronto alla deviazione, ma il palo respinge il suo colpo di testa. 6 minuti più tardi Finardi fa ancora centro, stavolta su calcio di punizione, regalando il pareggio alla sua squadra. Mondonico non crede ai suoi occhi, ma l'illusione dura solo 5 minuti perché Pruzzo, al termine di una lunga manovra, infila Borin, liberando la sua gioia verso la curva sud. La Juventus ha vinto per la prima volta in trasferta in questo campionato, passando sul campo della Cremonese. Ma il risultato finale non deve illudere, perché Trapattoni ha ancora grossi problemi da risolvere. La Cremonese infatti per lunghi periodi ha messo alle corde i campioni d'Italia, mancando però nella fase conclusiva. Il primo grosso pericolo lo corre Tacconi, ma è Platini a portare in vantaggio la Juventus su punizione ad effetto che ingarna Borin. Reagisce la Cremonese, ma Nicoletti tira debolmente su Tacconi da buonissima posizione. La ripresa si apre con i Lombardi in avanti. Nicoletti sgroppa fino sul fondo, recupera, ma viene atterrato in area da Favero ed è rigore. Batte Chiorri e la Cremonese ottiene il pareggio. La Juventus riparte all'attacco. Platini in serpentina va sul fondo e serve Briaschi, che di testa supera Borin, ma sulla linea salva Viganò. Insistono i bianconeri. Bognic in avanti pesca Vignola liberissimo, che al volo in diagonale supera Borin. È il vantaggio per la Juventus. La Cremonese cerca il pareggio. Bonomi tira da lontano, Tacconi non trattiene ed è bravo Cabrini a precedere Paolinelli a salvare la sua porta. Sbilanciati in avanti, la Cremonese subisce la terza rete. Platini serve Rossi, che a sua volta fa proseguire Briaschi, che in solitudine va a concludere. È il 3-1 che tutto sommato punisce fin troppo la volitiva cremonese. Cremonese però, bisogna dire, non ha soltanto subito, ha anche fatto gioco e ha anche avuto qualche buon guizzo nell'area di Bodini. Passiamo senz'altro ai gol. 11esimo minuto da Tardelli, la respinta di Galvani, Boniek ed Erete, 1-0. Passano circa 2 minuti da Nicoletti.
Ecco, no, Nicoletti a terra appunto su intervento di Brio, Magni assegna il rigore alla Cremonese e Finardi pareggia. Dunque 1-1. La Juventus però replica immediatamente, Boniek, Platini, ancora Boniek che serve Briasti e gli ottoneri sono nuovamente in vantaggio, 2-1 al 14°. Qui una punizione a 4 minuti dal riposo, Platini segna con un gran tiro il 3-1. Ripresa, 5° minuto, Rossi a terra in area su intervento di Montorfano, Magni dà il rigore alla Juve questa volta e Platini lo trasforma. Siamo sul 4-1 per i bianconeri. A 2 minuti dal termine, Boniek lancia Briaschi ed è la rete del 5-1. I migliori, Briaschi da una parte, Galvani dall'altra. La rete grigio-rossa al 38° con Finardi che, servito da Chiordi, spara a rete un pallone ad effetto ed è l'1-0. A un quarto d'ora dalla fine i padroni di casa sembrano paghi del risultato, ne approfitta così la Fiorentina che dopo una serie di incursioni senza esito agguanta il pareggio al 41° con Socrates, fissando il risultato sull'1-1.